Ok, vediamo ora come installare una mod, o meglio dire un plugin su Kubernetes e nel caso specifico consideriamo due mod, la World Edit e poi vediamo l'Essentials. Allora, la mod World Edit la troviamo cercando, io ho cercato soltanto Kubernetes e poi World Edit, ho trovato subito GitHub. Questa è la mod che mi interessava. Faccio il download, scarico lo zip, mi arriva World Edit Master. Magari chiamiamolo per semplicità WorldEdit.zip. Lo mettiamo sotto documenti e andiamo nel nostro qui dove abbiamo installato il nostro server. Allora, ls-rth, abbiamo worldedit.zip, se facciamo lanzip di worldedit, vedete che ci scarica un worldedit master, facciamo move world edit master in world edit, togliamo praticamente il master e poi lo spostiamo sotto il server e qui c'è plugins e lo spostiamo lì. La stessa cosa la facciamo su un altro plugin che è interessante e che si chiama Essentials. Quindi possiamo cercare Kubernetes Essentials. Eccolo qua. Questi due plugin sono abbastanza tipici, si usano sui server. Il WorldEdit avevo già spiegato a suo tempo cosa faceva. Lo vediamo brevemente, comunque facciamo lo stesso mestiere, quindi secondo plugin. Unzip Essentials e poi facciamo la rename, quindi move Essentials master in Essentials. E move essentials e lo mettiamo sotto server plugins. Questa cosa qua probabilmente se la fate su Windows, la zip la fate a mano e poi dovete semplicemente muovere la cartella sotto plugins. Quindi quello che è importante è che poi vi troviate fondamentalmente nel vostro server. Avrete una cartella che si chiama plugins e sotto in mezzo alle altre cartelle ci deve essere World Edit e Essentials. Okay. Se avete fatto questo mestiere, a questo punto potete far ripartire il server. Kubernetes. Ok, quindi abbiamo capito che si può configurare il tutto da web e in particolare abbiamo l'opzione plugins. Vedete che plugins ci fa vedere tutti i plugin che sono abilitati. In questo caso c'è soltanto il core e il chat log e poi abbiamo la possibilità di abilitare Word Edit e abilitare Essentials. Ok, bisogna ricaricare i plugins, quindi facciamo reload. Ok, quindi perfetto, ha ricaricato i plugin. Ecco, la cosa interessante è che dovrebbe aver fatto tutto da solo. Cioè, se io vado, allora, ho fatto un shutdown prima, se io torno al mio server e se faccio cos'è? Plugins, vedete che mi fa vedere che c'è sia Essentials
che Word Edit. Per vedere se Word Edit funziona, adesso non spiego tutta come funziona Word Edit, ma sapete che c'è fondamentalmente un comando WAND, ok, che ci dà la bacchetta magica con cui possiamo definire la posizione 1 e la posizione 2. E poi dare i comandi set air, sembra. No. Ah. Aspettate, help set. Ok. Set. Comunque sappiate che c'è. Adesso non me la ricordo in particolare, però se volessimo ottenerla andiamo in Word Edit Commands Set Block. Ho veduto funzionare. Forse devo dire il nome di un blocco. Quindi proviamo a farlo. Set class. Ah, non c'è la regione. Settato. First position. Devo impostare la regione. Ma dunque, visto che a volte con la WAND non funziona, ma lo so per farvi vedere. Metto in un punto e faccio pos 1 e poi mi metto in un altro punto un po' più alto qua e faccio pos 2 e poi faccio set class e vedete che ha riempito la zona di vetro. Quella zona che gli ho specificato e quindi come avete visto abbiamo fatto funzionare Essential. Gli altri Word Edit. Per gli altri comandi di Essentials vediamo un po' se c'è. Allora, non si vede, ma qui Essentials fornisce fondamentalmente una serie di comandi tipo tell, portali, eccetera. Alcuni divertenti, alcuni no. Hot, cosa fa? Come il metto, ripara, insomma, fa un sacco di cose e permette anche di fare dei teleport. E a questo proposito, poi uno dei video che farò vi farà vedere anche come modificare questa mod per poter fare un teleport in una zona desiderata. Quindi, come abbiamo visto come plugins installare delle mod in maniera molto più semplice di quello che si faceva in Minecraft o in Minetest.